Prima puntata del nuovo anno di questo 2023 che ci vedrà ancora insieme per tracciare le linee essenziali di un cammino, un percorso alla scuola d'amore che ci porta alla santità e nel quale siamo accompagnati da Fra Ezio Varvara. Quest'oggi in collegamento. Fra Ezio, pace e bene, ben trovato, buon anno a te. Pace bene a tutti e ben ritrovati amici di Padre Pio TV. Ciao Nicola, ben ritrovato anche a te. Come dicevi, è un anno nuovo che iniziamo, è un anno speciale perché è ricco di appuntamenti ed eventi, quindi ci prepariamo a viverli anche insieme nel nostro appuntamento del sabato mattina. Oggi lasciamo per qualche giorno la scia dei santi giovani, di questi ragazzi anche in alcuni casi solo testimoni, ma che comunque ci danno un grande insegnamento, per soffermarci su due figure di religiosi. Due figure però importanti per diversi aspetti. Lo faremo trattando di una religiosa, Madre Margherita di Omira Crispi, e di padre Matteo Ricci, un gesuita simbolo del dialogo, soprattutto della pace nel mondo. Nella pace, quando parliamo di pace nei rapporti, soprattutto per ciò che concerne l'Oriente e l'Occidente. Padre Matteo Ricci è stato un importante punto di riferimento in Cina e appunto ci soffermeremo su questa figura straordinaria. Ma dicevamo, Fra Ezio, sono tanti gli eventi che ci aspettano, ma noi non perdiamo d'occhio quello che è anche la nostra realtà più vicina. Ci sono date, ci sono eventi, riferimenti a quelle cause che sono parte integrante del cammino della nostra provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. A questo proposito so che vuoi ricordarci alcuni di questi appuntamenti. Ecco, innanzitutto come ordine francescano, quindi tutto l'ordine francescano, tutte le famiglie francescane quest'anno ricorderanno gli 800 anni dalla regola bollata, quindi questo è un primo appuntamento molto importante che andremo a vivere. Poi abbiamo un appuntamento che è molto caro anche per il nostro convento di Morcone, qui a Morcone. No? Ieri si ricordavano i 120 anni dell'ingresso di Padre Pio nel noviziato di Morcone, il 22 di questo mese vivremo i 120 anni dalla vestizione, quindi ci sono eventi che ci riportano, potremmo dire, a queste date, potremmo dire, fisse. Ma poi ieri, giorno dell'Epifania, abbiamo ricordato anche nel nostro necrologio, noi abbiamo questa lettura che ogni giorno viviamo, la lettura dei nostri cari, alle ore 22 del giorno 6 gennaio moriva il caro padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, ricordato appunto, così riporta il testo, ve lo leggo Nicola così abbiamo anche un'impronta sì. Di quello che abbiamo avuto di trattare anche con padre Aldo. Passò silenzioso ed umile, battendo da eroe la via della santità, decorato dal Signore del dono dei miracoli e delle profezie, rimane insigne intercessore presso il trono di Dio, fu vice maestro dei novizi e maestro per 2 anni a Morcone. Quindi ecco una figura che abbiamo avuto molto di parlare, che prenderemo a parlarne, per cui ieri lo abbiamo ricordato perché era la sua salita appunto al cielo alle ore 22 del giorno 6 gennaio. Ecco, diciamo gli eventi sono tanti e avremo modo di, potremmo dire così, di spiegarli durante il nostro percorso in questo sabato mattina. Fra Ezio, noi poche volte, devo dire la verità, ci siamo soffermati sugli aspetti più tecnici relativi al percorso che può portare agli altari. Il nostro programma si chiama Verso gli altari, parliamo di candidati alla santità partendo dai servi di Dio, dunque persone che vengono dichiarate venerabili e poi beatificate e infine canonizzate. Un percorso che ci proponiamo di riprendere anche da un punto di vista un po' più specifico, perché sarebbe bello poter spiegare ai nostri amici telespettatori effettivamente come avviene un percorso completo che porta alla santità di un candidato, perché forse non è ben chiaro quanta difficoltà e quanto lavoro c'è dietro un
una causa. Noi incontriamo settimanalmente tanti postulatori, un lavoro, un vero e proprio lavoro questo che richiama tanta, tanta responsabilità e impegno, è vero? Certo, Nicola, questo è un appuntamento che diciamo in maniera particolare anche per te, per i tecnici, ci vede molto impegnati per quanto riguarda ecco, la ricerca di queste figure di santità, ma soprattutto per rimanere in contatto, perché il percorso appunto che ci accompagna e che accompagna anche il processo, potremmo dire, di canonizzazione di queste figure è un processo che ben sappiamo essere lungo, quindi questo è molto importante anche saperlo. Per cui, ecco, avremo modo, ecco, di metterci in cammino anche dal punto di vista tecnico per poter capire come avviene questo percorso. Speriamo di averlo subito un contatto anche con le figure che si impegnano in questo campo, soprattutto nella Chiesa, per la Dicastero delle cause dei santi. Per cui, ecco, sarà un appuntamento anche quello del sabato che ci aiuterà a capire qual è il cammino che si fa per arrivare ad un processo, quindi un cammino vero e proprio verso gli altari, verso la santità, il titolo del nostro programma, no? Certo, e per dare un'idea di quella che è appunto l'importanza anche della formazione per chi opera in questo delicato ambito, un punto di riferimento importante è il Dicastero delle cause dei santi attraverso il suo sito internet. Perché faccio riferimento al sito del Dicastero delle cause dei santi? Perché c'è una bella lectio magistralis che vi invito, magari per chi fosse interessato, a leggere interamente, del Cardinal Semeraro che spiega per l'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 della Scuola di Alta Formazione in Cause dei Santi che cosa accade quando sta crescendo un santo. Ecco, è una bella lettura questa fra Ezio, tra l'altro appunto già il fatto stesso che ci sia una Scuola di Alta Formazione in Cause dei Santi dalla conferma di quanto dicevamo poc'anzi, che si tratta davvero di un impegno molto importante, quello che viene preso da queste persone nel momento in cui appunto si inizia un processo. E tra le cose belle che troviamo scritte c'è un riferimento al fatto che il modello di santità che viene quasi definito in gestazione nel momento in cui Cristo si forma nel battezzato, rimane sempre San Francesco d'Assisi, di cui la leggenda, leggo per inciso, Tre Compagni, narra che dopo la preparazione evangelica nel Dormiveglia di Spoleto, d'improvviso il Signore lo visitò e ebbe il cuore riboccante di tanta dolcezza, che non poteva muoversi né parlare, non percependo se non quella soavità che lo estraniava da ogni sensazione, cosicché non avrebbe potuto muoversi da quel posto anche se lo avessero fatto a pezzi. E dice il Cardinal Semeraro: come Francesco, tutti i santi sono persone in cui avviene una nuova irruzione di Cristo per tempi nuovi o nuove cerchie di vita, o con tanta energia che anche per noi si chiariscono delle vie. Dunque, uno degli aspetti principali nel momento in cui si viene formando un santo, quello che poi diventerà un santo riconosciuto dalla Chiesa, è proprio questa irruzione di Cristo nella vita delle persone. E questo è un aspetto che noi abbiamo visto in tantissimi casi. E quando parliamo di persone che vanno dai 5-6 anni fino agli anziani, fino all'ultimo momento della propria vita. C'è sempre tempo per diventare santi. Certo, la santità è a portata di tutti, quindi questo aspetto è molto importante. Quindi, Nicola, alla luce di quello che dicevi, anche invito nuovamente la regia a presentare il sito del Dicastero delle Cause dei Santi, perché come possiamo notare è un sito anche ben strutturato, dove è possibile vedere anche le diverse ultime figure che vengono trattate, che sono, diciamo, in discussione per il loro processo. Per cui molte delle figure che abbiamo trattato, voi potete ricercarle anche all'interno di questo sito, che è un sito, come dicevo prima, ben strutturato, ma nello stesso tempo è la fonte dalla quale noi attingiamo anche per poter condividere con voi i diversi momenti del sabato mattina che condividiamo insieme.
Sì, sicuramente, anche perché lo scorso 17 dicembre, lo abbiamo detto già la settimana scorsa trattando una di queste figure, Papa Francesco ha dato il via libera al decreto di venerabilità di molte figure. Due di queste le trattiamo anche oggi, appunto Madre Margherita Diomila Crispi e poi Padre Matteo Ricci, ma ce ne sono altre che incontreremo. Quindi questo cammino è sempre in continua evoluzione e grazie a Dio è sempre ricco di tante testimonianze, vuol dire che la santità è presente nel nostro mondo e continua a dare i suoi frutti. È la santità della porta accanto, Nicola, no? Quella che abbiamo sempre parlato, quella di cui ci ha parlato Papa Francesco, e quella che ripeteremo e non ci stancheremo mai di ripeterle nelle nostre puntate. Nella vita quotidiana di tutti i giorni, si presenta quella straordinarietà. Io dico sempre, condividendo anche con i miei parrocchiani, la straordinarietà della nostra vita è data da un unico ingrediente, che è l'amore. Dimmi come ami e ti saprò dire come vivi, no? Certo. Allora, Fraezio, facciamo una prima pausa e poi dopo questa introduzione incontreremo la prima figura del giorno parlandone anche con un postulatore che abbiamo già conosciuto in passato perché tratta anche altre figure a noi molto care. Parleremo di Madre Margherita Diomila Crispi con Nicola Gori. A dopo. Sono tante le figure di santità che emergono, nascono e fioriscono all'interno di congregazioni religiose, anche femminili. E quest'oggi vogliamo trattare una suora siciliana, Madre Margherita Diomila Crispi, di cui vediamo subito la clip biografica. Margherita Diomila Crispi nasce il 19 novembre 1879 a Partinico, in provincia di Palermo. Riceve il santo battesimo il 29 novembre successivo nella chiesa madre Maria Santissima Annunziata di Partinico, con il nome Diomira Ludovica Romana. Quella data viene da lei sempre considerata come quella della sua vera nascita. Nel 1886, a soli 6 anni, piange la perdita del papà, al quale è tanto legata. Si trasferisce poco dopo a Roma per gli studi nel Collegio della Divina Provvidenza. Il 1 giugno 1892 riceve la sua prima comunione. Con lo slancio adolescenziale dei suoi 13 anni è innamorata di Gesù. Riceverlo, averlo per sé, adorarlo, è un evento tale che segna per lei l'inizio di una maturazione interiore che durerà tutta la sua vita. A 18 anni sente più fortemente la chiamata alla vita religiosa. Dopo aver pregato, riflettuto, lottato con se stessa, sceglie di entrare nella Congregazione delle Figlie della Croce in Francia. È il 1901. Il 2 settembre del 1902 fa la sua prima professione, abbandonando il nome Diomira ed assumendo quello di Aloisa Margherita. Dopo anni di vita religiosa e molta preghiera, aiutata in questo anche dal suo direttore spirituale, Monsignor Ettore Savazzini, comprende che il Signore ha altri progetti per lei. La sta chiamando a fondare un nuovo istituto religioso, con il fine della consacrazione a Dio Trino e Uno, sequela a Cristo, obbedienza al vicario di Cristo, preghiera e collaborazione al sacerdozio cattolico, educazione dei fanciulli e della gioventù, attuazione del regno di Dio nell'umiltà e nell'amore. Il seme si è sviluppato non solo in Italia, ma anche in America, e la mietitura non è stata facile. È costata infatti lunghe notti di preghiera e molti sacrifici, e solo alla fine della sua vita raccoglie gioiosa i frutti della santa semina. Abbiamo dunque sentito di questa vita che potremmo definire straordinaria nei termini della santità, perché Fraezio, in attesa di collegarci con Nicola Gori, che è postulatore della causa di Madre Margherita Diomila Crispi, possiamo senz'altro trarre degli elementi, degli spunti che abbiamo tratto dalla sua vita. Una vita essenzialmente religiosa, caratterizzata da molta preghiera. In questi casi è sufficiente questo per diventare santi? E ci sono alcuni casi molto particolari. Guarda, Nicola, sempre in questione che vedevamo prima del Dicastero delle cause dei santi, c'è un qui.
del 2 gennaio, che dice così della Venerabile Madre Maria di Cattissimo. Riporta le parole di un suo scritto da Lippetti, no? Lavori nella preghiera, nel silenzio, nell'unione con te. Faremo la parte di Mosè e di Maddalena, e tu, o amore, farai scendere le tue benedizioni sulle imprese di Giosuè e sul lavoro di Marta. Nicola, quando mi chiedevi della preghiera, un elemento molto importante da non sottovalutare è quello che la preghiera si dà nella vita ordinaria, può trasformarsi in preghiera il mio cucinare, la mia attenzione verso il fratello, in questo caso la mia attenzione verso le sorelle, la mia dedizione, ecco, alla preghiera intesa anche come lettura della Sacra Scrittura o anche tutte le cose che viviamo. Ovviamente tutto può essere trasformato in preghiera. Ricordiamo anche che Francesco d'Assisi di questo si diceva, di questa figura, che era un uomo fatto preghiera, perché la sua vita profumava di preghiera. Per cui, ecco, quando mi chiedi la preghiera, io non la guardo come un qualcosa di relegato strettamente alla dimensione, ecco, di andare in una cappella, di andare in una chiesa. Non la lego a questo, ma la lego alla vita quotidiana e il dialogo che una persona vive con il suo amato. E l'abbiamo visto da queste chiare parole che Madre Margherita ha condiviso e che il Dicastero ha condiviso in un tweet. Questa è la sintesi appunto di quello che può essere l'esempio, l'insegnamento di Madre Margherita Crispi. Ma dovremmo avere in collegamento telefonico il dottor Nicola Gori, che è il postulatore appunto della causa. Abbiamo qualche piccolo problema di password per i collegamenti che molto spesso ci tradiscono e quindi siamo in attesa appunto che Nicola Gori si colleghi telefonicamente questa mattina con noi. Però ecco, in attesa appunto della conferma da parte della regia, ti volevo chiedere questo, Frezio. All'interno appunto di tante congregazioni vediamo queste figure emergere e poi nascerne di nuove di congregazioni, cioè molto spesso ecco, i frutti di questa santità non sono legati soltanto alla singola persona, ma si riflettono su opere concrete che danno vita a nuovi virgulti all'interno della Chiesa. Nicola, abbiamo Gori, puoi parlare con lui un attimo? Vai. Ecco, intanto mi dicono dalla regia che abbiamo il collegamento con il dottor Nicola Gori. E allora approfitto subito per girare questa domanda che avevo appena fatto a Fraezio al dottor Gori. Innanzitutto benvenuto e ben trovato nel nostro programma. Buona giornata, grazie per l'invito, grazie. Allora, dicevamo appunto di questa suora, madre Margherita Diomira Crispi, che ha lasciato un frutto importante attraverso il suo cammino di santità con la nascita di una congregazione, ma anche e soprattutto con la sua vita religiosa fatta di preghiera, molta preghiera, è stato detto. Era proprio così? Sì, assolutamente. Dunque, sappiamo che lei ha fondato le Oblate al Divino Amore, tutto in vista, appunto, concentrato sull'amore di Dio. Diomira Crispi era un'innamorata del cuore di Gesù, sappiamo che lo amava tantissimo e questo amore nasceva da una profonda contemplazione e da ore intere dedicate alla preghiera. Era proprio una donna di preghiera. Indubbiamente le testimonianze sono concordi nel considerarla una donna immersa continuamente in Dio nella preghiera. E sappiamo anche che nel 1913 fece un voto di vittima di amore a Dio. E quindi tutta la sua esistenza fu orientata a questo amore, tanto anche che l'istituto da lei fondato è proprio dedicato al divino amore. Ecco, se c'è una persona venerabile, come ha dichiarato da poco Papa Francesco, che ha posto al centro proprio l'amore di Dio e ha cercato di farlo conoscere agli altri, è proprio la madre di Diomira Crispi.
Ecco, questo fatto appunto che molte di queste vite, soprattutto religiose, siano per lo più svolte nella preghiera, ma nell'assoluto nascondimento, è un tratto comune anche a tante altre figure, è vero? Sì, assolutamente. Ci sono figure di santità che hanno vissuto all'oscuro dal gran pubblico, cioè hanno vissuto solo le monache di clausura, ma anche tante consacrate vita attiva hanno vissuto la loro consacrazione nella sofferenza e nel nascondimento. C'è anche la Beata Merloni, ultimamente da poco beatificata, che anche lei ha vissuto una vita simile di nascondimento, addirittura è stata messa a parte dalla sua stessa congregazione fondata ed è stata proprio addirittura quasi misconosciuta come fondatrice. Quindi questo tratto a volte comune alle grandi figure di santità che hanno fondato degli istituti di vita consacrata. E il farsi da parte, il mettersi all'ultimo posto, lei che era la fondatrice, la madre di Omira, ecco, questo è un riconoscimento delle eroicità delle sue virtù, la grande fiducia in Dio, perché possiamo immaginare quando fondatrice si ritrova all'ultimo posto nella scala gerarchica, non è sempre facile accettare una simile condizione. Una scelta e uno stile di vita improntato alla più profonda umiltà. Esatto, una profonda umiltà che ha dato frutti incredibili, perché il suo esempio e la sua testimonianza di umiltà è stato un faro per tutte le sue consorelle e ancora oggi che ne parliamo rimangono testimonianze incredibili, anche scritte, di questa sua profonda umiltà, perché lei vedeva l'umiltà come la scala per arrivare a conoscere e per arrivare ad amare Dio come lei voleva. Ecco, l'umiltà senza l'umiltà non possiamo nemmeno parlare di madre di Omira, perché quando lei contemplava Gesù Eucaristia trovava la forza per i suoi progetti, ma vedeva nell'Eucaristia il massimo esempio di umiltà, Dio che si fa uomo per salvare le sue creature. Ecco, Fra Ezio, sei ancora in collegamento? Abbiamo circa 2 minuti e mezzo a nostra disposizione prima di salutarci. Hai una domanda da fare al dottor Gori? Diciamo più che una domanda, viene fuori una riflessione, no? Molte di queste donne che hanno donato la loro vita anche alla Chiesa sono, potremmo dire così, come il cuore, no? Che noi non riusciamo a vedere nel nostro corpo, ma che svolge una funzione molto importante, quella di essere propulsore per la vita dell'uomo. Per cui io penso che queste donne che hanno donato la loro vita siano così all'interno della Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo. Non so se Nicola condividi con me questa idea. Ecco, dottor Gori, giro a lei, ecco, appunto la riflessione di Fra Ezio. Sì, dunque, concordo pienamente con Fraezio perché queste donne, queste consacrate che hanno completamente fatto la vita nel nascondimento, sono quelle che sostengono anche la Chiesa. Lei aveva un particolare, come possiamo dire, intenzione in tutto quello che faceva, nella preghiera, nel sacrificio, nell'offerta per i sacerdoti, solo che dovevano appunto portare gli altri. Sacerdote una grande venerazione, e così come stimava moltissimo i consacrati. Benissimo, grazie dottor Gori per questa sua testimonianza, anche per questa sua testimonianza e ci risentiremo sicuramente in futuro anche per altre vite così belle da condividere con i nostri telespettatori. Buon A lavoro. tutti voi. Grazie, grazie, buona giornata. Grazie. Fra Ezio, con te è giunto il momento dei saluti, perché poi noi proseguiremo con il nostro programma per parlare di Padre Matteo Ricci, ma appunto un tuo rapidissimo commento a quello che abbiamo sin qui detto, anche nella prospettiva del discorso che apriremo su Padre Matteo Ricci, l'importanza del dialogo e dell'accettazione di culture diverse.
Ecco, anche qui nella dimensione della Cina, no, abbiamo, ancora oggi facciamo fatica ad avere un dialogo, però potremmo dire che è una chiesa che vive nella sua piccolezza, nella sua umiltà, come la chiesa primitiva. Per cui, ecco, parlare della figura di Matteo Ricci oggi significa parlare anche della Cina cristiana, per cui anche delle vite, che si vivono lì, che i cristiani vivono lì nella loro piccolezza e con quelle poche figure che sostengono il cammino di una chiesa, potremmo dire anche travagliata. Ecco, questo è molto importante. Ecco, poi Nicola, permettimi di salutare voi tutti e lo faccio richiamando, un insegnamento che rimanda proprio alla scuola d'amore. Papa Francesco, in una delle sue prime catechesi, nella seconda in maniera particolare sul discernimento, che ha tenuto questo ciclo di catechesi sul discernimento, diceva, riprendo la frase che ho citato pure prima, che non è mia ma è di Papa Francesco: fammi vedere come ami e ti dirò come vivi. Ecco perché allora ci dobbiamo mettere alla scuola dell'amore, perché in realtà vivere è un riflesso dell'amore. Pace e bene a voi Grazie, tutti. grazie Fra Ezio, pace e bene a te. Linea alla regia. Nato a Macerata il 6 ottobre del 1552 da una nobile famiglia, nel 1572 entra nel noviziato a Sant'Andrea al Quirinale e presso il Collegio Romano segue i corsi diretti dal tedesco padre Cristoforo Clavio, dal quale eredita la grande passione per le discipline scientifiche come la matematica, l'astronomia e la cartografia, oltre alla conoscenza dei letterati classici. All'epoca il visitatore generale delle missioni dei Gesuiti in Oriente è padre Alessandro Valignano, incaricato anche della preparazione di alcuni missionari per una spedizione cattolica in Cina. Padre Ricci è uno degli uomini destinati al trasferimento e dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1582 salpa alla volta della missione verso Macao. Costretto a rimanervi più del previsto a causa dell'interdizione della Cina agli stranieri, si dedica all'apprendimento della lingua e degli usi e costumi cinesi, vestendo successivamente gli abiti propri dei letterati. Dopo aver invano tentato nel 1598 di raggiungere Pechino, padre Matteo Ricci rientra a Nanchino, dove rimane fino al 1601, anno in cui riesce finalmente a raggiungere la capitale. Non sono però anni infruttuosi. In questo periodo cresce e si rafforza il legame di stima reciproca con la classe colta e con le schiere governative cinesi, tanto che proprio grazie al rispetto di cui gode presso di esse, viene raccomandato per il suo ingresso a Pechino, capitale del Regno di Mezzo, alla corte imperiale di Wanli. La fama di teologo, predicatore e letterato occidentale lo precede a tal punto che l'imperatore, incuriosito e colpito dallo straniero, gli concede il permesso di fondare una chiesa sostenuta a spese dell'erario e, ammettendolo spesso a corte, lo introduce nella cerchia dei mandarini, i più importanti funzionari imperiali. Quando muore nel 1610, la comunità cristiana cinese fondata da padre Matteo Ricci contava 500 convertiti, di cui 400 solo a Pechino. Tra questi neofiti spiccano figure di primo piano della vita sociale, culturale e politica cinese, nonché alcuni parenti dell'imperatore. Padre Matteo Ricci riceve forse il più alto riconoscimento, cioè il privilegio imperiale di un terreno di sepoltura nella capitale. Tale onore, impensabile per gli stranieri che non potevano essere inumati a Pechino, viene concesso dall'imperatore su richiesta dei compagni di padre Matteo Ricci, in virtù del suo amore e della sua profonda stima per il popolo e la cultura cinese. La tomba del gesuita maceratese si trova oggi all'interno del cimitero di Zalan, presso il collegio amministrativo di Pechino, situato nei pressi del Tempio delle Cinque Pagode, alla periferia nord-ovest della città. Papa Francesco, ricevendo il 17 dicembre del 2022 in udienza il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, ha autorizzato il medesimo Dicastero a promulgare il decreto in cui si riconoscono le virtù eroiche del servo di Dio Matteo Ricci, che acquisisce così il titolo di venerabile. Parroco
Partiamo dunque proprio da questa notizia. Papa Francesco il 17 dicembre scorso ha ricevuto in udienza il cardinale Marcello Semeraro, che è il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, e ha autorizzato il Dicastero a promulgare il decreto in cui si riconoscono le virtù eroiche del servo di Dio Matteo Ricci, che acquisisce così il titolo di venerabile. E noi vogliamo approfondire questa figura parlando di lui e di una fondazione che è nata nel suo nome. Parliamo con il dottor Dario Grandoni, presidente della Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie. Ecco, la fondazione dedicata a questo grande personaggio, non solo della per ciò che concerne la fede, ma anche della cultura, se così possiamo dire, proprio per i rapporti che è riuscito a tracciare, a filare attraverso appunto la sua opera tra l'Oriente e l'Occidente. Ecco, quando nasce questa fondazione? Di che cosa si occupa? La fondazione nasce nel 2003, quindi nasce con l'intento di preservare e valorizzare l'eredità del grande padre Matteo Ricci, che purtroppo negli anni è stato solamente evidenziato come esimio scienziato, matematico, storico, traduttore, conoscitore di geografia, e si è un po' tralasciato l'aspetto principale della sua missione, che è quella di evangelizzare un paese molto grande, sterminato, con una grande storia, una storia millenaria, nella quale lui è arrivato con un invio specifico. Lui è un padre gesuita, una missionarietà nel DNA e anche una formazione per la missione, dove ha coniugato la cultura e la conoscenza che lui aveva, ma all'annuncio del Vangelo. Questo è stato il suo l'elemento che ha trainato tutta la sua missione, non quella di portare cultura in senso stretto, ma quella di portare un annuncio di un salvatore che è per ogni uomo. Ecco, quindi la fondazione, occupandosi di cultura, si occupa però di cultura come elemento che permette di dialogare. Questo è quello che ci ha insegnato padre Matteo Ricci, il dialogo nell'amicizia, che è uno dei fondamenti. Il primo scritto di padre Matteo Ricci del 1558 è il Trattato sull'amicizia. E su questo i cinesi, un popolo veramente così poco incline ad accettare tutti coloro che erano fuori dei loro confini, su questo i cinesi si sono trovati molto interrogati e hanno appreso e capito che questo uomo, un sapiente, lo chiamavano maestro, infatti, che veniva dall'Occidente, non veniva come tutti gli occidentali con una prosopopea per poter insegnare, ma veniva con una missione nuova, che forse all'inizio non hanno capito. Ma padre Matteo Ricci si è fatto, come dice San Paolo, tutto a tutti, si è fatto cinese con i cinesi, e ovviamente in questo farsi cinese con i cinesi ha dovuto imparare la lingua. Era un fine conoscitore del cinese, ma questo lo ha fatto perché aveva una profonda conoscenza e una profonda formazione grazie agli studi dell'università gesuitica e la Ratio Studiorum dei Gesuiti, che era la più avanzata all'epoca. Ecco, uno degli aspetti che colpisce maggiormente dell'esperienza di padre Matteo Ricci è proprio questa sua passione, questo amore per la cultura, per la società cinese, tanto da essere addirittura riconosciuto come uno del popolo, quasi dagli stessi cinesi, dallo stesso imperatore. Ecco, questa accettazione da parte della Cina dell'epoca di un gesuita è già di per sé un fatto straordinario? Ma è un fatto straordinario, e direi un fatto
non umano. Ecco, l'intervento di Dio nella storia dei Matteo Ricci, come di tutti i santi della Chiesa Cattolica e di tutti gli evangelizzatori, si fa presente attraverso dei miracoli. Miracoli nel senso che Dio interviene nella storia. Padre Matteo Ricci ha avuto una serie di ispirazioni, e noi credenti sappiamo che le ispirazioni ci vengono attraverso lo Spirito Santo, ha avuto una serie di ispirazioni che lo hanno portato, dicevo all'inizio, uno ad aprirsi all'amicizia con i cinesi, secondo a coniugare quello che era il concetto di uomo di cultura che avevano i cinesi, e i cinesi erano molto attenti all'elemento culturale, infatti Matteo Ricci capisce, perché guarda i fatti, che non poteva parlare e evangelizzare se rimaneva in un ambito, diciamo così, strettamente religioso. Quindi all'inizio lo avevano confuso con i bonzi buddisti, ed è per questo che lui fa un passo avanti, ed è per questo che lui si veste come i mandarini cinesi, che occupavano un gradino molto elevato della società cinese, ed è per questo che lui può parlare con tutta la sua sapienza ai mandarini, agli acculturati, alle persone di grande livello in Cina. Ed è per questo che attraverso questi dialoghi, attraverso questi incontri, lui può annunciare che esiste un Signore, il Re del Cielo, il Signore del Cielo, che è un padre per tutti gli uomini. Poi chiaramente padre Matteo Ricci fa molte altre cose per i cinesi che lo fanno essere ancora oggi apprezzato. Sorrido perché 5 anni fa mi hanno invitato ad una conferenza internazionale nella quale hanno celebrato i 470 anni della traduzione dei teoremi di Euclide da parte di padre Matteo Ricci e Shuangji. Sorrido perché questo elemento di traduzione, questo libro ha cambiato in maniera drastica, ha incrementato ad esempio nell'agricoltura cinese, cioè ha dato dei benefici nella vita pratica ai cinesi, ed è per questo che le stesse sue conoscenze astronomiche, le stesse sue conoscenze musicali, ecco, padre Matteo Ricci ha inciso fortemente nella vita sociale, come fa ogni cristiano normalmente. Stiamo parlando di padre Matteo Ricci, della fondazione internazionale a lui dedicata. Abbiamo sempre in collegamento il dottor Dario Grandoni, presidente della fondazione, con il quale appunto vogliamo ora soffermarci su quella che può essere l'attualità dell'esempio della testimonianza di padre Matteo Ricci in un'epoca in cui, soprattutto se facciamo riferimento alla Cina, la Cina soprattutto nei confronti della religione dei cattolici, molto spesso vediamo alla ribalta delle cronache con notizie non proprio edificanti. Ma allora nel concetto di relazioni, di amicizia, ecco, quale può essere il messaggio di padre Matteo Ricci oggi? Dire che è attuale ormai è scontato, lo dicono tutti da molti anni, però noi che visitiamo regolarmente la Cina e parliamo con i cinesi, con i cinesi non cristiani né cattolici, capiamo molto bene che c'è questo sentimento profondo di amicizia con padre Matteo Ricci e con l'Italia, lo capiamo molto bene, che è un sentimento che va oltre le differenziazioni religiose. I cinesi in effetti sono passati nella storia attraverso moltissime situazioni anche drammatiche. I cinesi venivano da una rivoluzione culturale che ha azzerato ogni forma di religione, anche quella che era la loro religione civile, diciamo così, cioè la forma di vivere nella
nella società il confucianesimo, ecco, loro hanno praticamente azzerato attraverso questa terribile rivoluzione culturale, hanno azzerato ogni forma religiosa. E quindi non è solamente nei confronti del cristianesimo, ma è nei confronti di ogni forma religiosa. Padre Matteo Ricci ha saputo parlare ai cuori dei cinesi in una forma molto semplice e diretta, anche attraverso la sua scienza e conoscenza, ma ha saputo parlare senza una imposizione. Cioè lui si è messo sullo stesso piano, non è andato a fare il maestro, loro l'hanno chiamato poi maestro, ma lui si è posto come il servitore della parola. Questa cosa è stata così accettata e apprezzata dai cinesi che ancora oggi noi vediamo che è rimasto un seme, è rimasto un seme. E soprattutto io ricordo se posso, Sì, prego. il vice governatore di Nanchang, dello stato di Nanchang, la città Nanchang dove Matteo Ricci ha soggiornato per 3 anni. Il vice governatore, che non è né cristiano né cattolico, nulla, nel 2019, in un incontro che abbiamo avuto, ha detto ad un governatore della regione, al governatore della regione Marche, ha detto queste parole: noi cinesi siamo uomini di sentimento. Quello che ha fatto padre Matteo Ricci per noi e per la nostra nazione, noi non ce lo possiamo dimenticare e lo dovremo insegnare ai nostri figli. Ecco, questa secondo me è la più grande testimonianza di quello che è il lascito, l'eredità di padre Matteo Ricci. Quindi questo noi dobbiamo perseguire: dialogo, amicizia, rispetto e anche accoglienza. Sempre, perché questo è stato un tema che per 3 secoli è stato dibattuto nella Chiesa, Matteo Ricci come ogni santo, è per questo che noi siamo certi che Matteo Ricci è un santo, e lui per 3 secoli è stato messo in una grandissima discussione, perché tutto il tema dei riti cinesi, si pensava che lui si piegasse a quelle che erano le credenze del luogo. Invece Matteo Ricci ha sempre tenuto fermo il credo in Dio Padre. E ripeto, l'accoglienza è sempre nella verità. Ecco, allora oggi la Fondazione, perseguendo questi principi, questi valori che appunto vengono espressi dall'esperienza di Padre Matteo Ricci, che sono un po' il lascito anche spirituale dello stesso Padre Matteo, soprattutto in relazione appunto ai legami, alle relazioni internazionali, ecco, cosa propone? Ecco, noi abbiamo già da molti anni iniziato una serie di relazioni internazionali perché ovviamente essendo una fondazione che ha una così connotazione non prettamente religiosa, è l'anello che può congiungere la Cina, e quindi nella forma, non nella sostanza, la Cina con l'Europa, perché di questo si parla. Matteo Ricci è considerato l'ambasciatore d'Europa in Cina, perché l'Italia non esisteva nel 1600, quindi per come la conosciamo oggi. Quindi noi dal 2014 che facciamo una serie di iniziative da un punto di vista culturale, sia con la municipalità di Shanghai che soprattutto con la municipalità di Shanghai negli ultimi 5 o 6 anni, con inizialmente uno scambio di busti tra la nostra fondazione Macerata e appunto la municipalità di Shanghai, busti che rappresentano padre Matteo Ricci e Xu Guangji. Xu Guangji è il primo discepolo, il primo convertito cinese, che si è battezzato in Paolo Xu, e allora intorno a questa amicizia è nato a Shanghai, dalla Fudan University, da tante altre realtà universitarie e paragovernative,
un approfondimento su quelle che sono le relazioni e quella che è la storia tra questi due uomini e soprattutto su tutto quello che padre Matteo Ricci ha portato in Cina. Quindi una serie di iniziative che abbiamo attivato tra Macerata, che è la nostra sede, e Shanghai, e poi abbiamo in programma una serie di altri incontri, sempre che mirano, abbiamo realizzato nel 2019, poi per la pandemia non abbiamo potuto proseguire, siamo in attesa di poter fare una mostra che è intitolata Epifanie, una mostra che rappresenta una mostra fotografica di due artisti, uno italiano, Francesco Astiaso, e un cinese, Dong Bai, un importante artista cinese, che rappresentano appunto attraverso la bellezza quello che è il rapporto dell'uomo con Dio attraverso la bellezza, e questo all'interno del rapporto che padre Matteo Ricci, di cui ha parlato padre Matteo Ricci quando parlava del Dio del cielo, che tutta la bellezza risiede e ricade nell'universo, quindi chi guarda l'universo vede Dio. E questo poi nel 2023 sembra che si stanno aprendo le porte, porteremo anche a Shanghai questa mostra. Ecco, attraverso questi interventi poi avremo una serie di altre iniziative, soprattutto in occasione della venerabilità, perché le faccio una confidenza, i cinesi in WeChat, perché loro utilizzano solo WeChat ovviamente, sì. Mi hanno notificato il giorno dopo, loro con grandissimo affetto, questo il riconoscimento della venerabilità, cioè sono stati i cinesi, alcuni cinesi mi hanno mandato dei messaggi di augurio e anche scrivendo che probabilmente si normalizzeranno queste relazioni tra la Cina e la Santa Sede. L'auspicio è di tutti, guardi, l'auspicio è di tutti, c'è una buona volontà. È grande segno questo che arriva proprio in concomitanza con il titolo di venerabilità, ecco, un segno che non è sicuramente casuale. No, ovviamente la provvidenza ci precede, sempre ci precede. Per questo noi abbiamo visto che attraverso queste forme di cultura, però che soprattutto, prima di tutto, queste forme di cultura sono incontro tra persone. Noi abbiamo visto che si sono formati dei legami molto forti di amicizia tra noi e i cinesi, e attraverso questo, quando parlo di cinesi, parlo di cinesi adesso senza voler far troppe distinzioni, ma le parlo dei cinesi in posizioni ovviamente decisionali e sì. Di livello, ecco. Certo. Però si sono creati dei legami di amicizia molto molto importanti, che ci vengono riconosciuti nel nome di padre Matteo Ricci. Ed è questo. E vediamo... Sì, prego, voleva concludere. Sì, è che attraverso questi legami personali, ecco, passa una cosa che noi veramente non riusciamo ancora a comprendere, però noi facciamo il nostro piccolo lavoro, soprattutto sempre con molta prudenza, però lo facciamo, perché vediamo che stanno venendo fuori frutti. E di questi frutti ci auguriamo di poter parlare in maniera più ampia anche in un prossimo futuro. Intanto, ecco, ringraziamo il dottor Grandoni per averci dato la possibilità di condividere con noi queste belle notizie riguardanti padre Matteo Ricci e i rapporti appunto con le due realtà Italia e Cina nel nome di questo grande gesuita. Grazie e buon lavoro. Prego, arrivederci, grazie a voi. E il nostro appuntamento con Verso gli Altari termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento, come sempre, a sabato prossimo.